Ovviamente avete preso la pausa dal lavoro, dall'ufficio, dal negozio e quindi vale doppio la vostra presenza. Non ci sono tante parole anche perché mancano 18 giorni al voto. Tutte che ti candidi, non so se hai capito in che cosa ti sei messa dentro. Lo sto capendo. Quindi fatele un applauso, perché poi dopo anni di sinistra ovviamente prendere in mano un comune, però serve gente che ci mette la faccia, ci mette il lavoro, ci mette la storia professionale, l'impegno della famiglia, perché ce ne sono troppi di italiani che si lamentano: così non va, questo non funziona, quello non va, e quando gli dici allora dammi una mano, eh no, ma è un po' di no, ho capito, se non va, non va, non va. Quindi 18 giorni per parlare ai bronesi, per cui votare o non votare è lo stesso, non è lo stesso, perché io sentivo, parto dalla fine, quando si parla di rifiuti, il ruolo del sindaco è fondamentale, significa pulizia, significa tassa rifiuti. Io stamattina, ieri ho chiamato il ministro dell'ambiente, stamattina ho chiamato i nostri capigruppo Camera e Senato, perché mentre per il PD la priorità sono lo Ius Soli e il DDL Zan, io ho detto portate a casa il taglio delle tasse sulla bolletta della luce e del gas, perché non puoi tornare a casa. L'altro ieri sera ti vedi il TG1, il ministro dice ah, la bolletta della luce aumenta del 40%, boom, uno torna a casa già con le palle piene, la fattura non pagata, il cliente, il socio, e arrivi a casa e come buon appetito aumento del 40%. Quindi siccome la bolletta della luce sui 100 euro che una famiglia a Broni o un negozio o un'impresa a Broni paga, più di 50 euro sono tasse, in attesa della decarbonizzazione, dello sbarco degli alieni, il governo può fare subito qualcosa, ad esempio tagliare l'IVA. Quelli sono soldi del governo, il 22% della bolletta della luce per un'impresa sono tasse, IVA, e il 10% per la famiglia. Quindi al di là di altre menate, noi questo chiediamo al presidente Draghi per serietà: il governo tagli l'IVA sulla bolletta della luce e del gas, lo può fare, non dipende dall'Europa, non dipende dai marziani, perché una famiglia o un'impresa che sta riavviando i suoi motori non può pagare il 40% in più. Poi vai a guardare perché abbiamo la bolletta più pesante d'Europa e approfondisci. E quando lo stesso ministro settimana scorsa dice bisogna pensare a tutti i tipi di energie, ti accorgi che l'Italia è il paese al mondo che importa più energia elettrica rispetto a tutti, perché tutti gli altri, ma tutti, usano tutti i tipi di energia, l'Italia no. Quindi non puoi parlare di ambiente, poi siamo in una terra che il suo dazio ha un certo tipo di gestione del territorio, l'ha pagato e l'ha pagato purtroppo pesantemente in termini di vite, di salute, di agricoltura. Questo è territorio agricolo e sono contento che la Lega continui a presidiare l'agricoltura come un settore fondamentale. Non è direttamente riguardante il territorio di Vibroni, però non bisogna difendere solo quello che è del nostro orticello. L'Europa sta provando a infilarci in etichetta il prosecco croato. Il prosecco si fa in Italia, lascia che i croati facciano altro adesso, e lo chiamano prosecco. Ho capito, ma dell'ale è il prosecco e poi c'è il parmesan e poi la mozzarella, al riso, insomma, sappiamo la quantità industriale di riso che arriva dall'altra parte del mondo. La battaglia, quando noi diciamo prima gli italiani, diciamo prima gli italiani anche per difendere il lavoro degli italiani, prima il nostro riso, il nostro territorio, il nostro latte, la nostra carne, il nostro vino, ed è meglio un bicchiere di prosecco rispetto a quello con cui vorrebbero farsi alcuni colleghi parlamentari che settimana scorsa sono riusciti in commissione a ottenere l'eclatante risultato di approvare una legge che permette in tutta Italia, quindi anche a Broni, sappiatelo se vi interessa, di coltivarsi 4 piantine di cannabis in casa. E ditemi voi se con tutti i problemi che ci sono in Italia la priorità è aiutare la gente a coltivarsi la cannabis e farsi le canne, poi probabilmente perché puntano sul voto di persone non particolarmente lucide. A me interessa che ci sia il sostegno di gente che sa bene chi siamo e dove andiamo. I sindaci sono fondamentali, perché i famosi fondi europei di cui si sente parlare da ormai 2 anni non è che li spendano i ministri, li spendono i sindaci. Quindi i soldi per gli asili nido, per abbattere le barriere architettoniche, per sistemare gli uffici comunali, le palestre, le case di riposo, le strade, arrivano ai sindaci se il sindaco è sveglio e ha un progetto pronto. Certo che se il sindaco
non è sveglio, non ha un progetto pronto, o peggio, ha dei progetti che non sono... Io vengo da Milano, arrivo da Milano dove sono stato in una periferia, dove ho fatto anche le scuole medie, peraltro in via Vespri Siciliani, periferia ovest di Milano, dove c'è il cantiere della metropolitana, la Linate-Lorenteggio, che dovrebbe unire Milano, l'aeroporto a est con la periferia ovest. Il cantiere che abbiamo visitato stamattina, i sindaci di sinistra che ormai governano Milano da 10 anni avevano promesso sarebbe stato inaugurato nel 2015. Siamo a settembre 2021 e c'è ancora un cantiere che taglia i quartieri, negozi falliti, famiglie disperate, quartieri separati, è questo. Quindi il sindaco è fondamentale, più ancora del parlamentare, dell'europarlamentare, perché il sindaco è quello che, se vuole, mette parchi, è quello che assume gli agenti di polizia locale, è quello che accende le telecamere, perché ormai ci sono fatti di delinquenza non solo di notte ma anche di giorno, e non se ne può più di clandestini che rompono le palle in giro per l'Italia dalla mattina alla sera. Altro che Green Pass! Qua c'è bisogno del Green Pass per venire ai giardinetti, là ne sbarcano 40.000 e il Green Pass se lo fumano. Quindi è questo, avere sindaci che mettono la sicurezza, poi non è un capriccio della Lega la sicurezza, ma tu puoi essere il più ricco, il più simpatico, il più intelligente e il più fortunato del mondo, ma se non sei tranquillo a portare tuo figlio a questi giardinetti, se non sei tranquillo a uscire quando tua madre va a prendere la pensione all'ufficio postale, non è vita. Quindi un po' di sicurezza, un po' di lavoro e poi due visioni della vita diverse, perché io non dico quale sia quella giusta e quella sbagliata, ma io offro la nostra idea d'Italia, che sul tema lavoro e pensioni è chiara. E lavoro e pensioni sono fondamentali, perché non sono filosofia, lo ius soli di D.L. Zan, la cannabis al terzo piano, quello diciamo che non è il cuore del paese. Lavoro e pensioni. PD e 5 Stelle dicono bisogna cancellare quota 100 per magari tornare alla legge Fornero e confermare il reddito di cittadinanza. Noi diciamo l'esatto contrario, bisogna confermare quota 100 e cancellare il reddito di cittadinanza, bisogna aiutare i lavoratori e i pensionati. Quindi sono due visioni del mondo che anche a Broni sono diverse. Quota 100 significa che a 62, 63, 64 anni, se non ce la fai più, se hai la moglie o il marito o il figlio disabile, dopo 30 anni di lavoro andare in pensione non è un regalino, ma è una possibilità che un paese normale ti offre, anche perché badate bene che la notte del 31 dicembre, e io ve lo dico il 15 settembre, perché noi ci stiamo già lavorando da mesi per non arrivare ad accorgersi dei problemi il giorno prima, oggi è il 15 settembre, Salvini a ora di pranzo a Broni dice: i parlamentari della Lega e i ministri della Lega, Giorgetti, Garavaglia, Stefani, i governatori della Lega, tutti sono operativi per evitare il disastro del 31 dicembre. Perché cosa succede il 31 dicembre? Che noi saremo qua, tu sarai sindaco e quindi sarai in ufficio a lavorare. Tutti noi invece saremo per 2 giorni in vacanza e quindi c'è il cenone, cotechino, lenticchie, il conto alla rovescia, il concerto di Capodanno, -3, -2, -1, evviva le trombette e l'orchestrina. Però chi matura i requisiti per andare in pensione entro il 31 dicembre può andarci a 62 anni. Se PD e 5 Stelle insistono per lasciare scadere quota 100, che scade il 31 dicembre, se uno in questa piazza matura i diritti per andare in pensione il 2 gennaio, i 62 anni diventano 67 in una notte. Cioè in una notte ti portano via 5 anni di vita. Noi lo diciamo col sorriso e con pacatezza, e l'abbiamo detto anche al presidente Draghi: se qualcuno vuole cancellare quota 100, tornare alla Fornero e rubare 5 anni di vita alle lavoratrici e ai lavoratori, la Lega fa le barricate dentro e fuori dal Parlamento, perché alla legge Fornero non si torna. Perché col lavoro degli operai, degli artigiani, degli agricoltori non si scherza. Reddito di cittadinanza: se qualcuno non può lavorare è giusto aiutarlo. Se c'è il disabile, se c'è il fragile, se c'è chi non è in condizioni di tornare a lavorare, allora nessuno può essere lasciato a casa, dimenticato. Il problema è che il reddito di cittadinanza lo prende per il 90% gente che potrebbe andare a lavorare e non c'ha voglia di andare a lavorare. Si prende quei soldi per stare a casa, magari lavorando in nero 3 o 4 ore. Ed è una concorrenza sleale per tutti gli altri lavoratori, precari. Ho passato l'estate a incontrare albergatori, ristoratori, agricoltori, c'è un disastro, poi in agricoltura ci sono anche i sindacati
che ci mettono del loro, perché ovviamente dopo tot giornate lavorative ti conviene stare a casa per prendere l'assegno per stare a casa. L'Italia è un paese che premia chi sta a casa, non chi si alza alle 6 della mattina. Era già sbagliato prima del Covid. Dopo il Covid non ce lo possiamo più permettere. Dobbiamo aiutare la gente ad andare a lavorare, reinsegnando diritti e doveri. Perché tutti pensano che ci siano solo diritti, ma i diritti senza i doveri non vanno da nessuna parte. Per me un annetto di servizio militare farebbe bene a tante ragazze e tanti ragazzi di questo paese per reinsegnare un po' di voglia di stare insieme, di sacrificarsi e di rispettare le regole. Quindi è lunga, però fretta non ne abbiamo. Io devo dire che sono inizio a essere stancotto, perché siamo in giro da luglio, siamo a Dio piacendo a metà settembre, tutte le sere, ovviamente il mezzogiorno, i mattini e i pomeriggi sono stati impegnati. Solo stasera mi sono permesso di togliere l'impegno, mi hanno messo un comizio in Calabria stasera, ho detto c'è Liverpool-Milan, almeno stasera mi guardo la partita con mio figlio. E quindi, però aereo prenotato domani mattina per la Calabria, quindi incontri previsti a Melito, a Rosarno, domani a quest'ora sono a Gioia Tauro, poi a Lamezia. Votano 1200 comuni. Uno dice, però Broni è piccolino. Io sono qua, non so se verranno a Broni Conte, Letta, Di Maio, la Meloni, non so chi verrà a Broni. Io ci ho tenuto a essere qua, perché questa è l'Italia, l'Italia dei borghi, della campagna, delle contrade, dell'orgoglio, del profumo. Qualche giornalista sorride, va a Broni. Sì, vado a Broni. Vado. E allora che problema c'è ad andare a Broni? Non è... L'unica roba, non mi fermo a pranzo perché sono a dieta e so che qua la cucina non è particolarmente ipocalorica. Ecco. Ho lasciato giù qualche chilo, ma ne ho ancora qualcuno da lasciare giù. D'altronde state voi al governo con Letta e quindi devi avere un fegato assolutamente, dei reni assolutamente funzionanti per evitare. Mi sono imposto il fioretto di non rispondere, quindi ogni giorno oggi c'è un giornale nazionale edito dal signor De Benedetti che mi mette una bella foto, anche carina, in prima pagina, tutta con un titolo sobrio, una roba del genere, gli affari della Lega con l'Andrangheta, una roba così sobria, no? Quindi che dici, non dici, e quindi dicono che in Calabria l'Andrangheta vota Lega, non so che tipo di sondaggio hanno fatto a casa dei picciotti, dei boss, qui e là, ma sono dei poveretti, però è un buon segno, perché se sono ridotti a dire che la mafia vota la Lega vuol dire che hanno una paura terribile di noi, di voi, della Lega, degli italiani liberi, anche perché il ministro e le minacce di morte dei Casamonica me le pigliavo io, no? Quando gli abbattavamo le villette, non è che se le pigliava... Qualcuna. Oggi peraltro io sono felice di essere qua perché a quest'ora non avrei dovuto essere qua 15 settembre, ma dovevo essere a Palermo in tribunale perché cominciava il mio processo proprio il 15 settembre, che per i leghisti vecchia data è una data importante più di altre date, e quindi siccome nulla accade per caso 15 settembre 2021 comincia il processo nell'aula bunker del tribunale di Palermo, che se senti, cazzo, io da bambino sentivo aula bunker e c'era Totò Riina, c'era quella gente lì, l'imputato sono io, però giudice arrivato dal 15 settembre al 23 ottobre, che è un sabato mattina, sempre a Palermo alle 9:30, comodo, e quindi io il 23 ottobre, spero che voi sarete in questo parco giochi con i vostri figli, io in quel sabato mattina sarò a Palermo per rispondere dell'accusa di sequestro di persona aggravato e continuato, pena prevista al codice penale 15 anni di carcere, in caso di condanna io sarò incosciente, ma vado in quel tribunale aula bunker a testa alta e orgoglioso di quello che ho fatto, perché penso di aver fatto solo il mio dovere, non di ministro ma di italiano. Quindi al massimo mi portate le arance, no, qua a Broni non le arance, un po' di riso, mi portate qualcosa, un po' de formaggio, un po'... È il salame, amico, è il salame, ho capito, sono a dieta, mi parli del salame, non, no, un po' di coca zero, no, molto trendy, il monopattino elettrico con la pista ciclabile e l'auto elettrica fatta in Cina, perché siamo così green, siamo così fessi che mettiamo a rischio la produzione di auto italiane per andare a prendere le auto che arrivano dall'altra parte del mondo e lasciare a casa gli operai.
La tutela dell'ambiente è sacrosanta, la qualità dell'aria e dell'acqua, ma senza massacrare le nostre imprese, senza licenziare i nostri operai, perché altrimenti saremo tutti green e disoccupati. Però ecco, la decrescita felice non è qualcosa che... la lasciamo a Conte, la decrescita felice. In bocca al lupo, non la faccio lunga, oggi è giornata, ripeto, un po' più tranquilla rispetto al solito, però poi torno a Milano dove le battaglie non mancano, domani mattina appunto appuntamenti in Calabria, sarò a Roma, venerdì a Roma, poi nel pomeriggio al Salone Nautico di Genova, perché la nautica è uno dei settori che sta trainando di più. Ve lo ricordate quel fenomeno di Monti, la tassa sulle barche? Perché per la sinistra, se uno ha successo, ha la bella casa, la bella azienda agricola, il bel negozio, la bella famiglia, bisogna massacrarlo. Io la penso nell'esatto contrario. Se uno ha successo, bisogna aiutarlo ad avere ancora più successo e a creare ancora più lavoro. Bellezza, ricchezza, felicità, benessere, non sono parolacce. Quindi Genova, poi Milano. Sabato saremo a Milano e poi nel pomeriggio a Varese, domenica Veneto, Friuli, poi lunedì Trieste, poi la Romagna, l'Emilia, martedì la Toscana. Ecco, ci tengo, si vota a Broni, quello che non si sa, perché non lo sa, scommetto che non lo sapete, ma magari neanche gli addetti ai lavori lo sanno, votano 1200 comuni in Italia, più una regione, la regione Calabria, più due collegi elettorali parlamentari, uno a Roma, Prima Valle, e uno a Siena, cioè votano i cittadini di Siena città e di altri 35 comuni fra Siena e la Val di Chiana, la provincia di Arezzo, e quindi Chianciano Terme, quindi Montepulciano, a proposito di vino, Montalcino, insomma votano comuni con un nome importante. Perché votano a Siena? Questo portatelo domani, oggi pomeriggio in ufficio, in studio, a quello che vota a sinistra, perché insomma la sinistra si occupa degli ultimi, degli operai e bla e bla e bla e bla. Portate questi 30 secondi di riflessione per dirvi se è una roba normale. Si vota per rieleggere il parlamentare di Siena, non perché sia defunto il parlamentare uscente, per fortuna, si è dimesso. Allora, chi era il parlamentare di Siena che si è dimesso? L'ex ministro dell'economia Padoan, che da ministro dell'economia aveva dato alcuni miliardi di euro di denaro pubblico al Monte dei Paschi di Siena, per salvare il Monte dei Paschi di Siena. Finito di fare il ministro, dove si candida? A Siena, col PD, viene eletto a Siena. A un certo punto si dimette dal suo posto in Parlamento a Siena, col PD, per andare a fare che cosa? Per andare a fare il presidente di una banca. È presidente di Unicredit, quindi ministro, dai soldi al Monte dei Paschi, viene eletto lì, si dimette per andare a fare il presidente della banca Unicredit. Che notizia esce a Ferragosto? Una banca è in trattativa per comprare il Monte dei Paschi di Siena. Qual è questa banca? Unicredit. Unicredit, ma sarebbe il primo acquisto, è un'operazione imprenditoriale, qua ci sono degli imprenditori, sarebbe il primo acquisto nella storia in cui per comprare una banca, questa Unicredit non dà dei soldi, ma prende dei soldi dallo Stato, 5 miliardi. Cioè Unicredit sarebbe pagata dallo Stato, quindi da voi, 5 miliardi per rilevare Monte dei Paschi di Siena, che è stata è la banca più antica del mondo, fondata nel 1472, cioè prima che Colombo facesse quello che ha fatto. È sopravvissuta a due guerre mondiali, alle pestilenze, alle carestie, ma non alla mala gestione degli uomini indicati dal Partito Democratico. E il Partito Democratico... Quindi, mi dimetto, vado a fare il presidente di Unicredit. Unicredit sta trattando col governo di cui fa parte il PD per comprarsi il Monte dei Paschi dietro pagamento di denaro pubblico. Chi candida il PD a Siena? Letta. Letta, il segretario del partito, che con Siena non ci azzecca nulla. Non è una roba vergognosa? Non dovrebbero aver vergogna di farsi vedere per Siena e dintorni? Quindi, anche perché, chiudo, io ci torno più volte a Siena, perché questa piccola operazione comporterebbe, ma per loro sono bazzecole, il licenziamento di 7.000 lavoratrici e lavoratori del Monte dei Paschi. Cioè la banca più antica del mondo viene massacrata perché quelli del PD l'hanno presa per il loro bancomat e si candidano e si dimettono a loro piacimento. Anche il voto di Broni ci dà più forza per mandare a casa certa gente che non deve governare questo paese. In bocca al lupo, viva Broni, viva la Lega e viva la vostra squadra. Fateglielo forte l'applauso a questi ragazzi e a queste ragazze. Li abbiamo scelti perché sono belli.
Buona fortuna, buon pomeriggio a tutti e forza Milan.